Ciao a tutti, sono passati la bellezza di 2 minuti tra la prima parte e questa, e l'abbiamo interrotta, insomma, come detto, per non appesantirvi troppo nel sentirci parlare per un'ora. 40 minuti mi sembra un tempo ragionevole. Domenico è sempre qui, non è andato via in questi 2 minuti di interruzione della registrazione, e ci darà compagnia per un altro pochino di domande. Allora, ripartiamo da dove avevamo lasciato. E l'altra domanda, sempre una domanda in cui ovviamente dovremmo dare un po' noi l'interpretazione a quello che era nello specifico la richiesta, però ci domandano possibili progressioni sui vari parametri, che immagino saranno i soliti, scusate, volume, frequenza e intensità. Eh beh, i parametri sono quelli, quindi per definizione, se parliamo di progressioni, cioè, non penso che la domanda sia volere degli schemi precisi. Quindi a livello concettuale, le progressioni sono sempre le stesse. Se parliamo di intensità di carico come parametro, ovviamente la progressione sarà cercare di andare a migliorare questo carico. Però ovviamente la cosa da tenere in mente è che il carico va migliorato a parità degli altri fattori, cioè, perché se io faccio 4x6 e poi passo a fare un 4x4, ovviamente uso più carico, però il resto non è uguale, ho calato le ripetizioni, non è una reale progressione. Se stiamo parlando ovviamente di progressione delle variabili in ottica di stimolo muscolare, e non di, ma magari del carico fine a se stesso, come può essere una fase di accumulo in ottica prestazionale. E quindi, così come il volume, analogamente, magari aumentare ripetizioni o di serie a seconda di come si vuole impostare la cosa, ma sempre a parità degli altri parametri. Quindi, quello che c'è da avere chiaro è che se stiamo parlando di stimolo muscolare con finalità quindi di crescita, la progressione dei vari parametri deve avvenire a parità degli altri. Però, se io scelgo un parametro e voglio avere una progressione in quel parametro, devo riuscire a migliorarlo senza diminuire o modificare gli altri parametri, perché altrimenti ovviamente modifico solo l'ordine dei fattori, ma probabilmente lo stimolo e l'effetto in sé è lo stesso. Sottoscrivo e aggiungo solo come precisazione, perché io so quello che Domenico intende, ma magari può essere fuorviante per chi non lo sa, che quando vi dice che gli altri parametri non devono essere modificati, ovviamente si parla di un lasso temporale, magari mensile. Quindi, per esempio, quello che può succedere è che aumentate il carico dalla prima alla seconda settimana e perdete in ripetizioni. La terza settimana mantenete quel carico e recuperate le ripetizioni, tra virgolette, perse. E c'è quindi un andamento ondulante nel tempo di tre parametri, e quello che molti si dimenticano è l'esecuzione. Perché secondo me alcuni si fanno 3.000 problemi per il fatto che oggi hanno fatto una serie non perfetta, non da textbook, e hanno però migliorato le ripetizioni del carico, e non è un problema. La prossima settimana che si fa si mantiene ripetizioni e carico e si fa con un'esecuzione migliore. Cioè non necessariamente la progressione deve essere così aggressiva settimanalmente da incrementare tutti i parametri. Sarebbe una progressione lineare, che sulla carta è generalmente possibile solo per chi veramente non ha mai messo piede in palestra, cioè In migliorare carico, generale, ripetizioni e per tutto. chi sono un paio d'anni che si allena bene, è difficile che vedere, per esempio, un aumento settimana per settimana del carico che si usa a parità di tutto il resto. È probabile che magari una settimana riesco a usare i manubri un po' più pesanti, la dopo uso gli stessi, però magari riesco a fare una ripetizione in più, oppure riesco a gestire un po' meglio la tecnica o allargare un pochino il ROM. Quella dopo ancora ho la tecnica ottimizzata e magari riesco a spingere ancora un carico un pochino in più, o mi esce una mezza ripetizione in più, perché i miglioramenti proprio netti, tangibili, di settimana in settimana avvengono soltanto sui principianti. Cioè, se io sto facendo delle spinte manubri con 30 kg, è difficile che faccio 32 la settimana dopo, 34 la settimana dopo. È verosimile che faccio 30 con una tecnica discreta, 30 con un'ottima tecnica, 32 un po' sporchi, 32 ben tenuti, 32 perfetti, 34 e via così, e sono passate tante settimane. E se uno migliora in maniera linearmente su una cosa,
Molto rapidamente vuol dire che semplicemente è molto molto basso rispetto al suo potenziale in quella determinata capacità. Un altro caso in cui può succedere che uno incrementi il carico e mantenga le ripetizioni senza peggiorare la tecnica questo ci ricollega al discorso del RIR fatto prima, per esempio all'inizio di un mesociclo, non è detto che uno debba prendere il carico massimo che riesce ad eseguire per un esercizio alla massima intensità, anche perché se, questo dipende ovviamente da come è programmato e che durata hanno dei mesocicli, per esempio nel mio caso, in cui magari tengo un esercizio anche per 6 mesi o per un anno, per esempio, ricordo l'RDL, l'ho tenuto per 8 mesi, non l'ho mai cambiato per 8 mesi. Sono passato da farlo con 130 a farlo con 190. Non è che la prima settimana, non è che sono diventato estremamente più forte già dalle prime settimane, è che un esercizio nuovo, devo prendere confidenza col gesto, ci sono degli adattamenti neuromuscolari, non riesco a esprimere la massima intensità ancora, quindi ho un RIR più ampio. E quindi magari dalla prima settimana alla quarta è un periodo di tempo dove in realtà non ho ottengo degli adattamenti fisiologici che mi rendono più forte, ma più che altro coordinativi nell'utilizzare al meglio le risorse che ho a disposizione per poi eventualmente indurre un adattamento fisico e Possiamo fisiologico. dire, per esempio, in questo caso che su quell'esercizio, poiché magari l'avevi ripreso dopo un po', eri tra virgolette principiante su quell'esercizio perché non l'avevi spinto particolarmente nei mesi precedenti. È una cosa comune, cioè se qualcuno va a riprendere un esercizio che non fa da un po' o che ha sempre fatto, diciamo, con superficialità, senza spingerci molto. Ci si dedica veramente tanto, è facile che nei primi mesi abbia risultati notevoli, perché magari questo è uno spunto per dire che uno in generale quando ragiona in termini di avanzato, principiante, intermedio, pensa che sia una condizione cristallizzata su tutto, ma in realtà uno potrebbe essere principiante in una cosa e avanzato in un'altra. Sia parlando di gruppi muscolari, se magari ha sempre trascurato qualche gruppo muscolare o ha imparato da poco quali sono gli esercizi per le migliori e altro, sia magari anche di capacità vere e proprie, cioè se magari prende un soggetto che per qualsiasi motivo non ha mai lavorato con particolare interesse e intensità, per esempio sotto le 8 ripetizioni, quindi dal punto di vista anche coordinativo, neuromuscolare, articolare, non ha proprio adattamenti sulla gestione di carichi vicini al massimale. Inizia a lavorarci per mesi e mesi, è probabile che in alcune prestazioni specifiche, range medio-bassi, abbia dei notevoli incrementi, quasi come fosse un principiante, perché è un tipo di lavoro che non ha mai fatto. Viceversa, se magari prendiamo un soggetto che, per esempio, viene dal powerlifting puro in cui faceva pochissimi complementari e poco lavoro in range più alti e lo mettiamo a fare un lavoro più di classico bodybuilding a medio-alte ripetizioni con recuperi più incompleti, eccetera, è probabile che partirà all'inizio da un livello che sembra stranamente basso per magari la sua stazza fisica e la sua forza in altri tipi di prestazioni, però poi nei mesi migliorerà rapidamente, come capacità di lavoro, densità, gestione di ripetizioni alte e via dicendo, perché ovviamente c'è una discrepanza tra il livello di sviluppo di alcune capacità rispetto ad altre, perché fondamentalmente siamo bravi in quello che facciamo, quello che non curiamo particolarmente, tendiamo a perderlo e a regredire verso il nostro livello naturale. E per aggiungere qualcosa, un paio di considerazioni. La prima è questo vi suggerisce che se uno può minimizzare quella finestra di tempo nel cambio di un esercizio che si spende non ad ottenere degli adattamenti a livello muscolare, ma più che altro a livello di sistema e di capacità di esprimersi in quel movimento a livello motorio, se riuscite a minimizzare quella finestra, state spendendo durante l'anno in media una quantità di tempo maggiore ad ottenere un vero adattamento fisico. Quindi come si minimizza questa finestra? Se uno, nel non cambiare un RDL con un leg curl, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma se volete ruotare un RDL perché avete stallato realmente, passate a fare un RDL presa snatch o uno stacco a gambe tese partenza da terra, in modo tale che sia col parente più stretto, in modo tale che non dovete riapprendere un movimento totalmente nuovo. I muscoli che partecipano sono pressoché simili, quindi per esempio partire da uno stacco da terra a uno stacco trap bar. Ma questo vale anche per esercizi in generale differenti ma più complicati. Questa cosa non è vera e si chiama curva di apprendimento per esercizi di isolamento, perché un push down si insegna in 2 minuti, non c'è una componente, sì, spalle solide, scapole solide, ma
il grosso cioè di un pushdown si insegna con un minuto. Un rematore di bar, la posizione del torace, la posizione di hinge, la posizione, il movimento che ci deve essere, la posizione, anche la distanza magari da un macchinario, il setup con un macchinario, sono cose che richiedono qualche seduta per essere al meglio della condizione. E l'altra cosa è che ci sono esercizi in cui magari state progredendo con i carichi, però non fatevi ingannare dal fatto che state diventando più grossi in quel muscolo che state lavorando, perché potrebbe essere semplicemente che avete migliorato quello che era il fattore limitante di quell'esercizio. Ad esempio, in un RDL, se il fattore limitante è il grip e mettete 30 kg in più sul bilanciere, magari avete semplicemente migliorato il grip perché avete magari aumentato il lavoro di tirata e siete migliorati in quello, o su uno stacco sumo, magari avete migliorato il carico perché avete migliorato i quadricipiti, perché avete aumentato il volume sui quadricipiti o state migliorando la pressa. Quindi per dire che anche se, siccome si parla di esercizi multiarticolari, ci sono tanti muscoli e articolazioni che partecipano, fare un lavoro variegato ha un'importanza anche in questo senso, e si migliora tutto insieme piuttosto che una singola cosa. Infatti aggiungo che molte spesso che vediamo ruotare molto gli esercizi multiarticolari, abbiamo quella che è una specie di costante illusione del progresso, perché io tolgo e metto gli esercizi, quindi ho questa curva di apprendimento costante e quindi miguro per un periodo, miguro, 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 poi stallo quando in realtà sto arrivando ai veri guadagni, diciamo, muscolari, perché ho saturato i guadagni coordinativi, neuromotori, eccetera. Lo tolgo perché sto stallando, dico sto stallando, lo tolgo, metto qualche altra cosa e ricomincio il giochino. E finisce che uno praticamente fa costante lavoro tecnico e non arriva mai poi quando può a spingere veramente a livello muscolare. E ti posso assicurare che c'è un'enorme differenza tra quello che la gente percepisce come stallo e quello che è realmente uno stallo. Non, ho perso il conto delle volte che un cliente nei check-in mi dica: guarda, qui penso che sono in stallo. Gli dico: ok, andiamo a vedere i movimenti, e in realtà stanno progredendo. È solo che la velocità a cui progrediscono non rispecchia le loro aspettative. E la loro aspettativa è di mettere 20 kg sulla panca nel giro di 3 settimane. E la prospettiva di una persona che sa come funzionano queste cose è: ok, forse aumentiamo 2 o 3 ripetizioni con lo stesso carico, un paio di chili in più. Quindi non è in stallo, è semplicemente tutto questo Basta processo è pensare, per molto lento. esempio, perché hai citato la panca, persone avanzate, dedicate alla panca, panchiste, se mettono 10-15 kg sul massimale in un anno sono soddisfattissime, hanno fatto un bel lavoro. Certo. Quindi pensiamo invece ai carichi allenanti in palestra, scopo ipertrofico, non è il massimale, saranno 5-6 ripetizioni, quindi già quei 15 kg magari diventano la metà. E stiamo parlando di persone che stanno il fatto loro molto avanzate. Quindi, se lo trasponiamo poi nel mese, spesso i progressi che si possono avere sono quasi inferiori ai dischi che abbiamo a disposizione in palestra, specialmente se parliamo di soggetti giovani, leggeri, oppure di donne, perché, per esempio, nelle donne è proprio classico, magari militari pressi in totale fanno 40 kg. E devono aumentare minimo 3-4 kg perché hanno i dischi da 1,5, per esempio, e che in percentuale è tantissimo. Se devi aumentare 3 kg su 40, stiamo parlando di quasi 10%, non riescono, pensano di stare in stallo perenne. Invece là è solo una questione di proporzioni percentuali, e per esempio in quel caso avrebbero bisogno dei microcarichi per avere una possibilità di progressione nel carico adeguata alle aspettative e alle tempistiche. Senza considerare poi che quando uno reinserisce un movimento, lo reinserisce tipicamente in un contesto diverso, dove magari ha cambiato la split, o ha cambiato gli altri esercizi che fare la settimana, ha Magari cambiato lo il volume faceva per indiretto. primo, ora lo fa per secondo. Ci sono una miriade di fattori, che è il motivo per cui uno, secondo me, deve guardare la scala temporale nell'allenamento per l'ipertrofia è molto più ampia di quello che la gente pensa. Cioè, guardare a quello che succede nel singolo mese, secondo me, ha veramente poco senso. Se io però faccio le spinte dei manubri con lo stesso peso dell'anno scorso, forse c'è un problema nella programmazione, forse non ho lavorato bene. E per portare un esempio pratico, per dire quanto ci voglia comunque a riprendere un movimento, la confidenza con un gesto, io per esempio quest'estate ho fatto i manubri da 50 per 8, ora li sto rifacendo con una leggera inclinazione a 15 gradi, che non cambia un granché, e ho rifatti 47 e mezzo per 6, non sono diventato più scarso,
quando mi sono rivisto era un reel comunque ampio, quello dei 47 e mezzo, però so che mi ci vuole un mesetto per ritoccare quei manubri, perché certi esercizi richiedono per esempio, fare quelli è completamente diverso da fare le spinte con 20, perché già solo per portarli al petto e partire è un problema. Se cambio panca, li facevo con una panca a Roma che è più stretta, ora li faccio con una panca qui che è più larga. Sono piccole cose che cambiano. Magari quando mi hanno aiutato li facevo con lo spotter dietro che mi aiutava a partire la prima ripetizione, ora li faccio da solo. I manubri sono diversi, hanno un grip differente. A Roma erano più ampi, prendevo me la presa migliore, ora sono più stretti. Ci sono dei piccoli dettagli di cui secondo me le persone si rendono conto arrivati a un certo Ma punto, quello in è cui dicono. classico, più diciamo la prestazione è di livello, più sei vicino al tuo massimo potenziale, più il livello si alza, più ogni piccolo fattore diventa più determinante. E questo è un classico in tutte le cose. Ok, dunque, abbiamo parlato parecchio di questa domanda. Allora, dunque, cosa cambia un'esecuzione un'esecuzione più lenta, scusa, un'esecuzione esplosiva da una più lenta e controllata? La prima cosa che cambia, però dipende ovviamente anche dal carico che stiamo utilizzando, è il tipo di attivazione e il tipo di fibre che andiamo a reclutare. Esecuzioni molto esplosive, a prescindere che esecuzioni molto esplosive si riescono a ottenere comunque se si usano carichi medi, medio-bassi, perché se il carico è pesante realmente, un 5-6 RM, tu puoi esplodere quanto vuoi, il carico non è che vola su, sarà sempre abbastanza lenta la ripetizione. Quindi dipende in che contesto stiamo, di cosa stiamo parlando. Ad esempio, i lavori per la potenza sono fatti da carichi bassi, 30-40% solitamente, e grande velocità di esecuzione, grande esplosività. Non a sfinimento, ovviamente, che sono lavori diversi da quelli che possono essere quelli specifici per l'ipertrofia. Quindi dipende un po' da cosa si intende. Diverso è il discorso di accelerazione e decelerazione del carico. Più che altro parliamo di intenzione di accelerazione e decelerazione del carico, che può essere fatta anche con carichi più alti, e che quando un soggetto ha raggiunto una certa maturità a livello motore propriocettivo, possono essere un modo per gestire meglio la tensione durante un esercizio, perché ovviamente sappiamo che un dato carico X, se noi cerchiamo di accelerarlo il più possibile, è necessaria una tensione maggiore rispetto a muoverlo più lentamente. Allora, qua le considerazioni secondo me sono da un punto di vista fisiologico, come dicevi, quello che succede è che se la contrazione è troppo veloce, non si riesce a massimizzare la tensione che si genera. Per esempio, questa cosa la sappiamo dagli studi sulla pliometria o sugli esercizi di forza esplosiva, che anche a volume alto non portano lo stesso risultato ipertrofico. E il motivo è che sono sì, cioè non è sufficiente reclutare e attivare. Ma serve probabilmente quello che sembra è che sem serva un sufficiente livello di fatica delle fibre muscolari, cioè dovete reclutarle e affaticarle abbastanza facendole Diciamo esprimere perché sufficiente tensione. tramite la fatica la velocità della ripetizione della contrazione si abbassa oltre un certo livello in cui sembra che poi ci sia il livello ottimale di ponti di attina e miosina e si possa avere il giusto stimolo muscolare. Infatti teoricamente esercizi, cioè anche se tu parti esplosivo con un esercizio con un carico medio-basso, se poi lo porti veramente a sfinimento, le Vale. ultime ripetizioni saranno molto lente come le prime di una serie con un carico quasi massimale. E il problema però è che le prime ripetizioni uno le ha fatte in maniera non ottimale. E questo problema si vede spesso perché tu parlavi ad esempio del CRM. Se uno prende un CRM, quello va lento anche dalla prima ripetizione e anche dalla prima recluti devi reclutare perché altrimenti non si muove. E il livello di la prossimità dal livello massimo di fatica è anche sufficiente. Il motivo per cui sembra che serva un certo grado di fatica è perché se uno guarda gli studi sulle singole, sulle doppie, sulle triple,
non vede anche pareggiando il volume, facendo, non so, un 8x3, un 3x8, non vede lo stesso livello di stimolo ipertrofico. Quindi la serie deve essere sufficientemente lunga, la contrazione è sufficientemente lenta e il carico sufficientemente alto, oppure sufficientemente vicino a fatica, anche se il carico è basso, perché poi per un discorso di recycling delle fibre muscolari a un certo punto si devono reclutare anche quelle a soglia più alta, anche se il carico è basso. E una cosa che consiglio alle persone è fate attenzione alle serie ripetizioni alte, perché è facile prendere un carico con cui ne fai 15-20 e le prime 10 le fai come se uno sta facendo tardi per andare a mangiare. E poi le ultime si rallenta perché per forza si rallenta. È facile andare lento e con controllo su carichi importanti, è più difficile andare lento e con controllo su un push down quando devo farne 20, le prime 10 sembra che sto perdendo tempo. Quindi non perdete quelle ripetizioni facendo movimenti veloci, eccentriche, inesistenti e buttando via ripetizioni, perché quello è volume. E poi si ritorna al discorso delle serie settimanali. Ok, ma che aspetto hanno le serie che fai? Perché se una serie da 20 di push down sono 15 ripetizioni fatte di fretta e forse 5 fatte con controllo, tu non stai facendo una serie da 20, stai facendo una serie da 5 ripetizioni. Mi viene in mente sempre quella classica frase di Frank Zane che diceva: il culturista bravo è quello che fa sembrare i pesi leggeri pesanti, e significa proprio appunto una cura dell'esecuzione anche nelle prime ripetizioni, tra virgolette, facili, con carichi bassi, che da fuori sembra che tu stia facendo uno sforzo importante con un carico importante perché appunto la ripetizione è curata e lenta, mentre il carico è leggero. Per quelle ripetizioni. Aggiungo che probabilmente appunto la cosa migliore è che magari un carico pesante uno nelle intenzioni vuole essere esplosivo e accelerarlo, perché tanto comunque la contrazione sarà comunque lenta perché il carico è pesante, mentre in un carico leggero uno vuole appunto controllarlo nelle prime ripetizioni soprattutto e non diciamo avere troppa inerzia, slancio, esplosività. Per avere comunque una contrazione ottimale e diciamo accumulare fatica che poi porterà all'adeguata velocità e controllo nelle ultime ripetizioni per fatica accumulata. L'ultima cosa che mi viene in mente da aggiungere è che è una cosa non studiatissima in letteratura, però c'è dell'evidenza sul fatto che le contrazioni concentriche siano più faticose delle eccentriche. Questo che significa che se uno spende molto tempo nella concentrica e a parità di tempo speso tra concentrica e eccentrica c'è un dispendio energetico maggiore nella concentrica. Quindi il classico consiglio di fare una concentrica esclusiva, un'eccentrica controllata, ha un merito anche a livello fisiologico, perché probabilmente è un modo più efficiente di spendere l'energia che uno ha a disposizione per una serie. Quindi, in questo senso, vedere delle ripetizioni un pochino più controllate in eccentrica, un pochino più rapide in concentrica, è secondo me ragionevole. E l'altra cosa è che tu dicevi, ovviamente, che si rallenta nelle ultime ripetizioni, ed è secondo me una delle differenze principali che uno vede tra una persona che si sa allenare e una che si allena. Perché quello che si sa allenare lo vedi che va lento da subito e pensi quasi che dici questo ok, ne fa 5 e cede, invece ne fa 15. La persona che si allena senza magari una competenza eccelsa nel controllo del carico, vedi che fa le prime ripetizioni come se ne facesse 30, poi di botto inizia a rallentare e fa delle ripetizioni controllate. E questo è un esempio del caso in cui uno ha un controllo del carico e tira fuori la massima tensione dal carico che ha in mano già dalla prima ripetizione, non va sprecando contrazioni per strada. E diciamo che quando uno raggiunge quel livello, probabilmente iniziano a rivedersi un po' tutti i ragionamenti sui vari parametri di volume, frequenza, eccetera, perché ovviamente più sei in grado di strizzare fino all'ultimo ogni singola ripetizione di ogni singola serie a livello di stimolo e tensione, più hai sia necessità di recupero che meno necessità di accumulare chissà quanta quantità di lavoro perché quella, diciamo, che fai già è spremuta fino alla fine e ne trai il massimo beneficio. Ok, prossima domanda. Allora, soggetti con leve diverse, scelta di esecuzione degli esercizi. Allora, ovviamente senza avere varie tipologie di soggetto davanti non si può rispondere in maniera generale. Quello che possiamo dare, secondo me, è un processo mentale, cioè come inquadrare a livello logico la scelta degli esercizi e dei ROM.
Quando diciamo c'è un soggetto che deve fare un determinato esercizio, l'importante sempre, secondo me, è ragionare guardando appunto ai segmenti ossei, gli angoli che si vanno a formare, le varie risultanti del movimento, quindi a livello, tra virgolette, quasi proprio vettoriale, dove la resistenza, il torque muscolare, quali angoli di lavoro crea, quali movimenti genera, e quindi si va a capire quel determinato soggetto che ROM, che tipo di esecuzione, che tipo di lavoro deve fare per avere lo stimolo voluto. Dico ciò perché può sembrare complicato detto così, ma schematizzato poi con la persona davanti è facile da comprendere. Perché molto spesso si guarda all'estetica dell'esercizio in sé avendo dei parametri arbitrari in mente, e chiunque non rientra in quei parametri sta sbagliando o comunque sta facendo qualcosa di strano. Esempio banale è il parallelo con lo squat, la panca di toccare il petto, la trazione, la sbarra sotto il mento e via dicendo. In realtà queste cose è bene guardarle se siamo in un contesto competitivo in cui l'obiettivo è che l'esercizio debba rispettare determinate regole che sono i parametri della competizione. Ok? Il mento deve superare la sbarra, quello è il parametro, e non lo stimolo del dorsale piuttosto che il rombo del gomito e via dicendo. In ottica di resistance training, oppure inteso come appunto porre resistenza e tensione sulle varie strutture, quindi muscolo, articolazione, eccetera. Vanno guardati i segmenti ossei prima di tutto. Allora, per esempio, se io guardo una panca, guarderò dove va a finire il gomito rispetto alla spalla, quindi che abduzione, adduzione, ciò, eccetera, più che a che altezza va il bilanciere. Quando guarderò uno squat, guarderò quale angolo si va a formare tra torso e femore, e quindi che livello di flessione di anca ho. Che livello di dorsiflessione ho, quanto il ginocchio trasla in avanti oppure non trasla in avanti, quanto si inclina il busto rispetto al pavimento e quindi che forze di taglio e dinamiche ci avrò sulla schiena, più che in sé l'anca rispetto al ginocchio dove va, quindi sopra il parallelo, sotto il parallelo, culo a terra, quarto di squat o altro, perché è evidente solo pensandoci un attimo che un parallelo a busto quasi dritto probabilmente ha meno flessione di anca di un sopra il parallelo ma col busto quasi orizzontale al pavimento. Perché uno potrebbe farlo così, potrebbe non farlo così solo per scelta, ma per costrizione biomeccanica, passami il termine, per una caviglia bloccata, per un femore lungo o per altri motivi. Quindi prima di cioè, il ragionamento sulle leve è più che altro il ragionamento sul soggetto. Ogni soggetto è fatto in un certo modo. Se io sto facendo un esercizio per avere uno stimolo muscolare o sviluppare tolleranza articolare o quant'altro, non per l'esercizio intero, esercizio come mezzo, non come fine, allora andrò a vedere tutto quello che il soggetto mi va a creare come angoli, segmenti di lavoro, eccetera. E non parametri arbitrari come X, Y, sbarra che arriva qui, anca che arriva là. Io penso che, perché diciamo che se uno deve scegliere gli esercizi perché non sa quali sono adatti per la propria composizione fisica, probabilmente è una persona che si sta approcciando ai pesi. Quindi in questo contesto, secondo me vale un po' la regola di come per un ragazzo giovane a scuola che non sa che materia gli piace, è bene che venga esposto a diverse materie. Allo stesso modo, una persona che non sa quali esercizi gli daranno buone sensazioni e quali può eseguire senza fastidi, venga esposto a una varietà di esercizi e possa comprendere nel giro di qualche mese, ok, su questo posso sovraccaricare nel tempo in sicurezza, che è la regola numero uno, perché un esercizio può essere bello sulla carta quanto vi pare, ma se non riuscite a metterci a farci più ripetizioni con più chili, meglio che fate altro. Quindi se uno entra in sala, la prima cosa che fa è uno squat con bilanciere e viene esposto a quello, senza mai provare magari un goblet squat o uno squat con manubrio tenuto con le braccia tese, o varianti di affondo di ogni genere, magari partendo da quelle più semplici, una leg press, una leg extension, viene ovviamente indirizzato verso una categoria di esercizio che potrebbe non essere ideale per la sua struttura.
Oltre a questo c'è l'aspetto psicologico. Avendo lavorato in sala pesi, vi posso dire che una persona al primo mese di palestra, a meno che non ha fatto un annuale, ma se ha fatto un mensile, quel mese devi fargli ottenere qualche risultato, perché altrimenti il mese dopo non si iscrive. Quindi esporre quella persona a degli esercizi che siano più sicuri da eseguire, più facili da eseguire, e con cui può sovraccaricare e ottenere qualche risultato nel mese, che magari lo porti a fare un trimestrale, a fare un semestrale, a investire sul lungo periodo in palestra, è una scelta migliore che prendere un ragazzo e fargli fare lo squat magari una volta a settimana con bilanciere, e per un mese provi a sistemargli la posizione del bacino, la dorsiflessione e quant'altro, gli fai spendere 10 minuti di mobilità e quello si rompe le scatole, semplicemente perché nella concezione comune squat, panca, stacco e poco altro sono gli esercizi da cui si deve partire. Le basi non sono le basi per tutti, sono le basi per alcuni e per una categoria di soggetti che sono nati per quel tipo di basi. Quindi, secondo me, è doveroso per chi fa questo lavoro esporre il cliente, quello nuovo, a una varietà di esercizi che gli dia la possibilità di scegliere nel tempo quello su cui rende meglio e si trova meglio. Diciamo che ovviamente questa domanda può essere risposta dal punto di vista del ragazzo appassionato, del soggetto appassionato o del professionista che deve lavorare sul cliente. Dal punto di vista del professionista, ovviamente va vale il discorso che ho fatto prima, tu devi valutare la persona, gli angoli, la struttura, eccetera, e pensi quindi poi gli esercizi migliori per lui. Dal punto di vista del soggetto, un po' come hai detto tu, soprattutto uno che inizia e entra in palestra, così ci sta anche che prova più cose e capisce anche distinto magari quello che sente meglio, si sente più sicuro, quello che sente che c'è qualcosa che non va, anche se poi secondo me è bene che comunque cerchi di rifletterci un po' e magari avere anche un confronto con qualcuno di più esperto, perché appunto le sensazioni a volte, soprattutto in principianti, possono essere fuorvianti, perché magari appunto uno si mette sotto uno squat e ha la sensazione di cadere, non sente la schiena fragile, si sente fuori equilibrio e dice: beh, lo squat non è per me, quanto magari appunto o con qualche fix semplice come può essere una scarpa con tacco, un rialzo, eccetera, un cambio di stance, una stance più larga, una posizione di bilanciere diversa. Una variante diversa può avere un ottimo feedback, però se nessuno mai lo espone, diciamo, a questi piccoli aggiustamenti, magari si convince che la sua struttura non va bene, non andrà mai bene per lo squat, quando magari non è così. Così come magari è comune quando uno non ha mai toccato certi range articolari, quando li va a toccare le prime volte, avere una tra virgolette, il corpo che va quasi in protezione, avere delle sensazioni di, non dico dolore, ma di quasi disagio, fastidi articolari che in realtà non sono fastidi, ma è solo una percezione nuova per il corpo che non avendo mai magari sentito tale tensione in tali angoli di lavoro, tali angoli articolari, eccetera, dà dei feedback propriocettivi negativi. E là magari un principiante lasciato solo le sue sensazioni può spaventarsi o comunque pensare che non sono sicure per lui quelle cose, invece poi indirizzato e guidato bene con le giuste propedeutiche e progressività scopre che vanno benissimo per lui. Ma la comunicazione è fondamentale. Per esempio, un esercizio tipico che presenta dei problemi per molti sono le varianti di distacco, di hinge, perché molti non sanno disassociare il movimento dall'anca, di flessione dell'anca, da quello di flessione della colonna. E mi è capitato tante volte che la persona fosse un po' scoraggiata dopo qualche ripetizione dicendo: ma non ci riesco. Lì ovviamente sta al preparatore trovare la regressione giusta dell'esercizio, non far sentire il cliente incapace di fare qualcosa e dargli anche la consapevolezza che quelle stesse difficoltà sono comuni per altri e non che è una persona speciale che ha questo problema e tutti gli altri riescono a fare uno stacco alla perfezione. Quindi dirgli: guarda, al primo mese di palestra è normale, ti assicuro che fra un mesetto ci riuscirai bene, dai fiducia a questo movimento perché è importante, perché non sto, ovviamente i pattern motori principali è importante che vengano appresi. Una variante di squat, una variante di affondo, una variante di pinge, una variante di estensione, tutto importante. Però secondo me è importante anche differenziare a sufficienza la scheda, in modo tale che non sia solo esercizi stracomplicati da eseguire nei primi mesi di palestra, sia un mix di cose che
stimolano il cliente anche a dire: guarda, se stai in palestra è anche per apprendere movimenti che non sai fare, non è solo per metterti su un macchinario che è guidato e possiamo fare tutti. Quindi ci sono cose più semplici e cose più complicate. Dai fiducia alle cose complicate, nel frattempo magari sovraccarichiamo di più o apprendiamo la giusta intensità su esercizi che sono sicuri come la leg extension. Quindi un mix delle due cose e soprattutto la comunicazione col cliente. Che sensazioni ti dà? Come lo senti? Ti dà fastidio da qualche parte? Che difficoltà noti? Ti piace? Non ti piace? Vuoi provare qualcosa di diverso? Allora, poi abbiamo tempo per un'altra. Questa è gestire la parte emotiva dell'atleta. Misurare tutto con tutti ha sempre senso. Questa l'ha fatta un mio cliente, Andrea. Secondo me è estremamente soggettivo e io credo anche che cioè almeno come piace quello che è ideale, secondo me, sul lungo periodo le persone dovrebbero imparare a distaccarsi dal conteggio meccanicistico ed imparare ad avere delle stime più o meno affidabili. In maniera, diciamo, meno ansiosa, con meno pressione, comunque adeguate a quelle che sono i loro obiettivi. Secondo me dovrebbe essere uno degli obiettivi dell'allenamento, cioè imparare bene o male a orbitare intorno al proprio volume adeguato, intensità adeguata, riuscire più o meno a automatizzarsi le porzioni per stare intorno a un certo piano alimentare negli anni dovrebbe essere un obiettivo di persone che si allenano, perché sicuramente non si può stare sempre sulle app a contare tutto. Stesse app che, se uno ci riflette, e sono 4-5 anni che esistono e tutti sembrano contare tutto, dico sembrano perché in realtà poi il 99% delle persone offline, fuori dal mondo social, fitness, eccetera, non conta niente, non sa neanche che cos'è una proteina, un carboidrato. Quindi Ma per quello che riguarda il tracking, non so esattamente se si riferiva a quello nutrizionale o magari all'allenamento, però in generale, secondo me è importante avere qualche misura tangibile di quello che sta succedendo. Perché nel momento in cui ci siano dei dubbi, uno sa dove andare a intervenire, perché guarda i dati e dice: ok, forse è questa la ragione, forse è su questo che dobbiamo andare a intervenire. Allo stesso tempo, però, ci sono una migliaia di situazioni in cui tracciare diventa molto, molto meno importante. È più una necessità in alcuni casi che una necessità sempre. Io a molti dei clienti, per esempio, dico: ok, se hai dei dati precedenti, non mi serve che tracci il peso chissà quante volte, mi basta 2 o 3 volte a settimana. Alle ragazze dico addirittura che volendo uno potrebbe tracciare una volta al mese nella stessa settimana di un ciclo e confrontare quello. O comunque in generale è molto flessibile la frequenza con cui uno prende un certo dato, campiona un certo dato. E bisogna avere presente quella che è la varianza che può presentare quel dato che uno va a prendere, come per esempio il peso è un buon esempio di questo, e quindi la frequenza di campionamento. E l'interpretazione che uno dà a quel dato deve andare di pari passo con quella che è la varianza del dato stesso. Quindi prenderli tanto spesso non ha senso. Come se uno mangia sempre le stesse cose, fargliele tracciare tutti i giorni sull'applicazione non ha tanto senso, a meno che non sia così automatizzato e abituato a tracciare. Perché io ho capitato gente che gli ho detto: guarda, non serve. Vabbè, ma io sono abituato, non mi pesa, mi piace. Ok, però devi essere consapevole che non è importante. Quindi il giorno che non ti va, non devi sentirti forzato a farlo. Quindi uno deve, secondo me, dare degli strumenti al cliente, ma deve renderli padroni di quegli strumenti e non essere schiavi di quegli strumenti, succubi. Quindi sapete, questo sta qui, questa applicazione sta qui perché se non capiamo perché non perdo peso, cavolo, tracciamo, vediamo se effettivamente sto mangiando quanto credo, oppure mangio di più. Aggiungere il fatto che, un po' come hai detto, bisogna essere molto consapevoli che spesso c'è una varianza e variabilità nei vari dati e nei vari fattori che uno prende in considerazione, su cui fai ragionamenti, spesso indipendenti poi da, diciamo, le cose che facciamo coscientemente, volontariamente, e sui quali quindi si deve stare attenti a non prestare troppa attenzione, con il rischio di creare stesse ansia che poi vanno a generare soltanto un circolo vizioso. Perché, ad esempio, capita spesso che un allenamento va male e sembra che tu regredisci in tutti i parametri, oppure
peso va al contrario di quello che deve andare, oppure non dovresti avere fame, hai fame, dovresti essere energico, non sei energico e cose del genere, no? Per mille fattori, perché non siamo robot, a seconda di come è andata la vita quotidiana, il sonno, gli stress, le relazioni e quant'altro. Quello che importa a noi è il grosso andamento nei mesi e nei mesi, perché quello ci determina sicuramente come stanno andando le cose. Lo dico perché spesso mi capitano persone che magari dicono: ho fatto 2 chili in meno dell'altra volta, sono uscite 2 ripetizioni in meno. La settimana scorsa ero sempre stanco, eccetera, cose che molto spesso, diciamo, sono capitate fine a se stesse. Già un paio di settimane si risolve tutto, si torna alle prestazioni precedenti, se non addirittura migliorate. E a volte persone, per diciamo, farsi problemi su queste cose, perché sono sempre lì a contare, a misurare, a confrontare, si fanno più del male che del bene, perché si vanno a chiudere in un circolo di stress e di ansia vizioso. Ma per aggiungere, a parte che, per esempio, alcune volte ho chiesto espressamente di non tracciare, oppure ho chiesto a persone di andare in palestra e fare qualcosa che gli piaceva, a loro scelta, o di scegliere gli esercizi che più gli piacevano della scheda, per esempio nella settimana di scarico. Dico, guarda, fammi 2 allenamenti, gli esercizi a scelta di quelli che fai, oppure fai esercizi nuovi. L'importante è che non vai a cedimento e che non esageri col carico. Oppure, per esempio, se vedo che il peso si alza in maniera insolita, eppure vedo che il tracking è tutto ok e dovrebbe essere in linea con un altro andamento del peso, la prima cosa che chiedo è: ok, hai qualche fonte di stress? Stai dormendo bene? Stai andando bene al bagno? Stai mangiando le cose solide o hai introdotto magari alimenti che prima non mangiavi? C'è qualche cosa che ti preoccupa? C'è una serie di domande, perché per l'appunto il peso è solamente un dato di uno strumento che tra l'altro è impreciso. È preciso, ma è accurato o non preciso? Non ricordo perché l'ho studiata statistica, però insomma, un strumento può essere preciso se riesce a se il valore rispetta la realtà, oppure può essere accurato se percepisce la variazione di quel valore. La bilancia generalmente è una delle due, adesso non ricordo in che ordine, però non è precisa e accurata, cioè percepisce la variazione, ma magari quel valore non è esattamente quello. Quindi magari in quel caso chiedo, ok, prendiamo le circonferenze, vediamo se effettivamente, oppure facciamo un set di foto e vediamo se dalle foto sembri effettivamente ingrassato o ingrassata. Cioè, non bisogna essere schiavi di nessun tipo di dato, così come se uno fa 2 ripetizioni in meno non dice, ok, stiamo regredendo. Ok, mandami un video dell'esecuzione, vediamo se è uguale a quella che ho visto in passato, oppure hai aumentato il ROM, oppure l'hai accorciato, oppure ti hanno aiutato una ripetizione. Una serie di cose, ovviamente i dati ci possono dare tante informazioni quante possono dare ed è un dato ovviamente oggettivo. Poi c'è la soggettività che va esplorata nel momento in cui uno dice ok, c'è qualcosa che non quadra, andiamo a approfondire quale potrebbe essere la motivazione. E a questo punto, allora siamo a 43 minuti, quindi potremmo secondo me chiudere anche questa seconda Sì. parte. E quindi vi salutiamo e ci risentiamo alla terza parte. Ok, ciao a tutti. Alla prossima.